Buongiorno a tutti. Innanzitutto mi scuso con tutti quanti voi e con gli organizzatori per non aver potuto accettare in presenza l'invito, cosa che mi avrebbe fatto molto piacere, ma purtroppo la giornata non me lo ha consentito per altri impegni. Però ci tenevo a rivolgere a voi un intervento di saluto, sia per l'importanza dell'iniziativa che avete messo in campo, sia per il momento che noi stiamo vivendo. L'importanza è determinata dal fatto che puntare l'attenzione sul rapporto pubblico-privato rappresenta una delle opportunità fondamentali sulle quali lavorare, anche per creare le condizioni per un moltiplicatore sul fronte degli interventi all'interno del PNRR, non solo, anche come metodo di lavoro che rappresenta sicuramente una delle questioni principali sulle quali dover lavorare. La seconda considerazione è perché questo incontro può essere, lo faccio qui rapidamente, l'occasione per fare il punto rispetto al lavoro che abbiamo messo in campo, che stiamo definendo con la Commissione europea. Mi piace ricordare come si sia definito un'intesa con la Commissione europea, con la quale stiamo lavorando molto positivamente, che ha consentito al nostro Paese di poter definire meglio gli obiettivi della terza rata, ottenendone il pagamento nello scorso mese, e abbiamo definito una modifica della quarta rata con 11 cambi all'interno della stessa rata, approvati dalla Commissione europea e che sono oggi oggetto di valutazione e di verifica, così come abbiamo presentato nello scorso agosto una revisione del piano che rappresenta una grande opportunità a livello complessivo per il nostro Paese. Per poter sintetizzare i passaggi dei prossimi giorni, dei prossimi mesi, il nostro obiettivo è quello di raggiungere gli obiettivi della quarta rata e quindi avere sostanzialmente il pagamento entro l'anno dell'importo della quarta rata, definire e quindi avere approvata la modifica del nostro piano e complessivamente poi raggiungere gli obiettivi della quinta rata entro il 31 di dicembre. È un lavoro molto faticoso, molto impegnativo, che però voglio sottolinearlo ancora una volta, rappresenta anche un esempio molto positivo, non solamente di sinergia fra le diverse amministrazioni dello Stato e tutti gli enti attuatori, ma anche di un rapporto molto costruttivo con la Commissione europea. I prossimi giorni saranno un'occasione utile ed importante per poter prendere atto dello stato d'avanzamento di questi lavori e mi auguro di poter avere occasione successivamente di poterci confrontare rispetto ai risultati che si stanno raggiungendo. Certamente, e ne sono convinto, l'occasione odierna, il vostro convegno, sarà un'utile occasione per avere dei contributi che sicuramente potranno arricchire il lavoro che stiamo portando avanti. Grazie e buona giornata.